insieme alle ricerche e alla vita dell'istituto. Siamo stati per molti anni nella sede di via Santo Stefano 28, poi nel 2011, diventata ormai una raccolta di 40.000 volumi, l'IBC ha pensato di aprirla al pubblico in questo palazzo, Palazzo Leoni. E Sergio, che sempre è passato molte ore in biblioteca, ha seguito anche, ormai ritirato dalla vita professionale e ritirato in casa, ha seguito anche i lavori di progettazione della biblioteca, dell'assestamento e anche dell'arredo. Spesso le sue telefonate, lunghe telefonate, che gli consentivano di rimanere in contatto con questa raccolta che sentiva profondamente anche sua, terminavano le telefonate dicendo: chissà se riuscirò a vederla. Abbiamo preparato per l'inaugurazione della biblioteca, che è stato nell'ottobre del 2011, un volume, che è una delle prime copie, che è stato pronto tramite Paolo Stanzani, che l'abbiamo fatto avere. Purtroppo, devo dire che eravamo già nell'ottobre del 2011, i giorni dell'inaugurazione, e Sergio già era scemato il suo interesse per le cose. E questo è il motivo per cui ci fa particolarmente piacere che avvenga in questa sede la presentazione. La parola ora. Avete capito tutti, e già lo sapete, quanto questo luogo sia legato a Sergio Venturi e quanto a noi prema questa occasione. L'occasione di presentare un libro che naturalmente oggi ha autori diversi, ma che sappiamo essere stato adocchiato e anche studiato come documento originale del Settecento dell'archivio Sentimidotti, che dobbiamo ringraziare per averlo utilizzato e per averlo messo a disposizione per questo lavoro. Sergio con queste persone aveva allacciato, e con tutti noi, con molti di noi, un'amicizia vera basata sugli studi e sugli interessi culturali. E questa opera, che si rifà al paesaggio agrario e ai lavori della campagna, ci è sembrato giusto pubblicarla facendo riferimento a chi oggi porta avanti questi studi ancora nell'università, e quindi abbiamo chiesto la presentazione di Massimo Montanari e poi gli altri studiosi, Carboni, che si occupa di economia agraria, e gli altri che hanno scritto in questo volume. È così venuto fuori un piccolo volumetto che crediamo che possa essere anche molto piacevole grazie ad una regia di Gabriele Mignardi, che è il bibliotecario del comune di Zona Predosa e quello che oggi ha rimesso a disposizione anche del pubblico la biblioteca di Sergio, che la famiglia ha voluto donare al comune di Zola e quindi appoggiata alla sede dell'associazione del Centro Studi per le Lingue del Bolognese. Questa associazione ha sede a Zola Predosa, nella villa Garagnani di Zola, e il sabato è aperta al pubblico grazie agli studi, grazie a Pascale, che tiene aperta e anche cura il proseguimento di questi studi. Da questo gruppo, da questo centro che è presieduto da Mauro Carboni e che continua, che apre i suoi membri, Anna Maria Matteucci, che tutti conoscete, Francesco Ceccarelli ed altri, verranno fuori e vengono fuori continui contributi per cercare di valorizzare il patrimonio culturale legato al paesaggio agrario e alle ville del Bolognese. Tant'è vero che da questa è nata l'Associazione per le Ville del Bolognese, della quale tra poco avrete tutte le informazioni, e molti sono anche pregati di associarsi, ed è proprio attraverso questa associazione che abbiamo potuto realizzare questa pubblicazione, che viene messa sul mercato anche per contribuire a questa associazione che si autofinanzia.
come fretta queste cose, lasciatemi adesso fare un brevissimo collegamento che insieme con l'amico Antonio Nicoli abbiamo scritto nella premessa di questo libro, anzi in questo libro, per collegare la persona di Sergio con questo tipo di studi. Io mi rifaccio semplicemente a uno scritto, voi lo potete leggere quando avete in mano il libro, ma mi rifaccio a una definizione che è stata data da Andrea Emiliani a Sergio, di Sergio, quando Sergio gli chiese di fare la presentazione di questo suo libro, che è una sorta di suo testamento e di sua antologia. Raccoglie i suoi scritti ai quali teneva di più. E Emiliani scrisse una presentazione, e che è in realtà anche la presentazione dell'Istituto per i Beni Culturali, se vogliamo. E diciamo che dell'istituto e dell'origine di quell'istituto, oggi qui c'è anche Luigi Cervellati che ci può testimoniare questa presenza. Leggo brevemente. Sergio Venturi, allora non ancora architetto, ma quasi, unitamente ad un gruppo di studenti e di studiosi che affluirono al lavoro di campagna delle nostre ricognizioni dedicate al paese reale, ha finito per dedicare la sua intera vita di studio e di sperimentazione all'Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna e di militare così per decenni entro quella prima rete e trama di possibilità di questa nuova istituzione, inedita, vitale, rimasta nel silenzio calato purtroppo sul rapporto tra patrimonio culturale e naturale e strutture decisive dell'ente regione. Egli ha precocemente, tempestivamente partecipato, specie nei primi anni di vita di quell'istituto, alla durezza di una quotidianità che anche nelle mani delle soprintendenze statali avrebbe preteso altro fervore politico e di gestione amministrativa. Credo che sia già chiaro a molti che la conoscenza del paese italiano, sfuggita al dichiarato fervore della ricostruzione post-bellica nazionale, sia quasi del tutto da accreditarsi al lavoro privato di alcuni scrittori, di giornalisti erranti, di ricercatori preoccupati. Questa è esattamente la schiera talvolta peregrina, quasi sempre interdetta e furente, alla quale appartiene Sergio Venturi, studioso, sperimentatore e scrittore, nello stile delle origini di una politica per i beni culturali. Io vi ringrazio e passerei la parola adesso a Paolo Carboni, quale presidente del Centro Studi del Diritto Romanese e scrittore di Stato. Grazie. Vorrei molto rapidamente sottolineare due o tre aspetti. Il volume vuole essere un omaggio a Sergio Venturi, come ha ricordato Marina Foschi. Nel volume confluiscono anche diverse altre intenzioni e occasioni che per certi versi la persona e gli studi condotti da Sergio Venturi durante la sua vita in qualche modo consentono una confluenza quasi naturale. È un'occasione dal punto di vista del lavoro che Venturi aveva condotto. È un'occasione per ritornare e riproporre un tema classico della storia economica italiana, quello della storia dell'agricoltura, quello del lavoro agricolo. È un'occasione di tornare su un tema che nella storia bolognese è stato un tema a lungo molto, molto frequentato, che ha avuto molto ritorno, l'importanza cioè del sapere tecnico agricolo. È un tema che ci ricollega, ricorre, riemerge ripetutamente dai lavori di Pier Crescenzi, il tardo medioevo, fino ai costruttori di terre del primo Novecento.
È una tematica che attraversa tanti lavori, tante ricognizioni. È un tema anche che ci riporta alla costruzione del paesaggio agrario, quel paesaggio agrario che ha avuto forse una sua declinazione particolare, particolarmente aulica, nella cosiddetta formulazione del giardino campagna, che è stato per alcuni secoli la campagna costruita da quell'incontro fra capitale cittadino e lavoro rurale, ma che ha rappresentato in effetti una forma fondamentale di creazione di ricchezza nel territorio bolognese, un rapporto fra città e campagna del tutto particolare. Accanto a questo aspetto, il volume consente anche di, ci sono alcune, un altro paio di occasioni importanti che in qualche modo transitano per il volume, di cui il volume fa un po' da testimone, forse anche da passato di testimone tra momenti di lavoro o ambizioni di lavoro. Ecco, da alcuni anni è stato costituito per volontà del Comune di Isola Predosa, di cui qui è presente il sindaco Stefano Fiorini, un centro studi e documentazioni sulle ville bolognine, con l'intento di mantenere, sostenere un lavoro di conoscenza sul paesaggio e di consapevolezza di quello che è le problematiche legate alla storia e alla conservazione del territorio, il mantenimento di una riflessione sulla memoria del territorio, che mentre in città è molto forte, molto solida, in campagna è assai più difficile, assai più larga. Quella campagna costruita non esiste più, esistono delle rimanenze sparse in certo qual modo, in cui le ville sono l'esempio storicamente più nobile, ma quel tessuto si è largamente perduto, si è largamente sfilacciato e tutto sommato c'è una memoria storica che rischia di andare definitivamente perduta. In alcune parti del territorio bolognese questa memoria è ancora visibile e c'è l'ambizione di tentare di salvaguardare quello che si può di questa trama, di questo paesaggio, di questa memoria. Accanto al centro studi e in parte per volontà del centro studi stesso, intanto siamo riusciti a effettuare un altro piccolo passaggio, che è stato quello di affiancare un centro studi che inevitabilmente attinente volontà prevalentemente di carattere scientifico, collegamenti importanti come gli studi dei beni culturali, la scuola di architettura dell'Università di Bologna e così via, ma che naturalmente fa un po' fatica dal punto di vista operativo e dal punto di vista, diciamo così, di attivare circuiti più ampi, anche proprio di condivisione e di comunicazione con l'esterno. Nei mesi scorsi, così in alto, l'Associazione delle Ville Storiche Bolognesi, di cui è qui il presidente Paolo Segni, sono qui anche diversi dei coloro che sono stati soci fondatori di questa associazione. E questo volume, per certi versi, costituisce in certo qual modo anche la prima iniziativa, in qualche modo di presentazione dell'Associazione delle Ville Storiche Bolognesi. E quindi speriamo che in un certo senso questo possa essere un felice inizio. Come nota conclusiva mi occorre anche fare un'ulteriore sottolineatura, non so se siano presenti le persone che in qualche modo intendo direttamente ringraziare, perché in tutta questa operazione c'è un ulteriore soggetto non è stato citato, ma che è il soggetto che forse
ha fatto dal punto di vista pratico la cosa più importante, che cioè ha finanziato la stampa, che è un'associazione assai benemerita, molto nota zona meno fuori, che è l'associazione Zeula, che ha finanziato la stampa del volume, non solo, ma ha fatto qualcosa di molto più raro, nel senso che oltre a finanziare la stampa del volume ha messo, ha di fatto consegnato i proventi della stampa del volume ad un'altra associazione, appunto l'associazione delle storiche bolognesi. Il fatto che un'associazione di fatto sostanzialmente abbia sostenuto la nascita di un'altra è un fatto più unico che raro, e di cui credo che all'associazione Zero vada dato il riconoscimento e un caldo ringraziamento. I primi contratti di Mezzadria in queste zone sono del 200.
e però è una storia che è durata almeno mezzo millennio e che si è proseguita fino ai giorni nostri in pratica, perché questi sono, non so chi sono questi nostri bisnonni forse, ma gente che appartiene al nostro tempo in qualche modo, anche se è passato già un secolo. Allora, questo, che cos'è questo libro? Questo libro è un libro che contiene questo testo molto interessante, anche se anonimo, anche se non sappiamo bene esattamente dove è stato prodotto, ma sicuramente nel territorio della campagna bolognese, che ha come protagonista il fattore. Ora, il fattore chi è? È quello che nelle due pagine introduttive che ho scritto per questo libro ho definito un mediatore culturale, cioè il fattore è colui che sta in mezzo fra la classe padronale e la classe contadina e quindi ha un ruolo strategico decisivo sul piano non solo sociale, non solo economico, ma anche politico in senso lato. E culturale appunto, perché si tratta di fare dialogare mondi diversi che hanno interessi diversi, interessi del padrone non sono mai gli interessi del contadino, ma che possono incontrarsi e che parlano lingue diverse, magari uno parla solo il dialetto, l'altro parla prevalentemente l'italiano, quindi è una figura chiave su cui però noi sappiamo poco. Noi storici, quando facciamo la storia delle campagne, ricostruiamo i modi di costruzione del paesaggio, le colture agricole, i lavori. Abbiamo di fronte una documentazione molto chiara, molto evidente, che è quella dei contratti agrari, quella degli inventari, dove però queste figure qui non sono quasi mai presenti, o sono presenze con allusioni lontane, ecco. Questi in realtà sono personaggi chiave della nostra storia rurale che però compaiono poco nella documentazione. Quindi piccoli testi come questo in realtà hanno una grande importanza perché ci fanno vedere quali sono le istruzioni che qualcuno dà a questi fattori nel loro rapporto con i contadini. Qualcuno chi? Chissà, forse un fattore, forse un padrone, ma non penserei tanto a un padrone quanto a un fattore, cioè uno che fa questo mestiere e che scrive questo libro come un cuoco potrebbe scrivere un libro di cucina, cioè un libro professionale, un libro di istruzioni per qualcuno che sa già il mestiere in qualche modo. Ecco, per questo è molto interessante. E è interessante anche il fatto che un testo come questo, di cui ci sono pochi esemplari in giro, si riferisce al territorio bolognese, cioè un territorio che nel campo della storia dell'agricoltura ha fatto la parte del leone in Italia, ovviamente non da solo, però se noi pensiamo alla trattatistica agronomica in Italia pensiamo subito al Crescenzi, Piero De Crescenzi che evocava prima Carbone, cioè che è il primo e il più importante agronomo europeo del Medioevo. Poi ci sono tanti altri nomi che si potrebbero fare per arrivare a Vincenzo Tanara, siamo a metà del Seicento, quindi ormai quasi nella storia del progetto in cui si innesta il nostro fattore. E Tanara è un testo di agronomia straordinario. Straordinario perché, a differenza di altri testi che scandiscono la letteratura agronomica di età moderna, tra 5 e 600 ci sono molti trattati di agricoltura in Italia, soprattutto in area lombardo-veneta. Ecco, il libro di Tanara si differenzia molto dagli altri perché ha una corposità, una materialità fortissima. Io qui ho scritto due righe di cui dovrei un po' vergognarmi perché mi sono improvvisato storico dell'arte, ricordando che quando da ragazzo andavo alle lezioni di Francesco Arcangeli ci insegnava che l'arte emiliana ha una sua cifra caratteristica nel realismo materiale che la differenzia un po' da altri così, stili artistici di quei secoli lì. Ognuno dovrebbe fare il suo mestiere, però questo è stato anche un gioco, insomma. Mi sembrava il caso di ripetere quest'idea perché in effetti anche nei testi di economia, nei testi di agronomia emiliani,
si vede una corposità insolita. Per esempio, il libro di Tanara è, come tutti i trattati di economia, un trattato teorico. È un trattato che serve a chi possiede la terra, quindi scritto per definizione per il padrone. L'economia del cittadino in villa è il titolo di Tanara, no? L'economia del cittadino che ha proprietà in villa, cioè in campagna. È per lui che è scritto questo testo. Ma poi se lo vai a leggere, il testo di Tanara ha una rappresentazione del mondo contadino talmente realistica che scende nel dettaglio non solo degli usi quotidiani sul campo, ma anche sull'uso che poi i contadini fanno di questi prodotti. Cioè il libro di Tanara è un testo di agronomia che è anche un testo di cucina. E di cucina contadina. Noi diciamo spesso che non sappiamo nulla della cucina contadina, non è vero, basta guardare questi testi qua e c'è tantissimo. E non è che parlo di cucina per parlare d'altro, parlo di cucina per dire che in questo tipo di letteratura c'è una presenza dei contadini e di quel mondo rurale molto molto viva, molto molto concreta. E quindi, tornando al nostro fattore, queste figure che spesso sono evanescenti, anche nella trattatistica bolognese, trovano una particolare concretezza, come in un testo come quello che abbiamo di fronte, che aveva giustamente richiamato l'attenzione di Sergio Venturi, che non da solo, con l'aiuto di Pascale, aveva trascritto questo testo, che poi noi abbiamo rivisto. Filippo Rivani, che qui in prima fila, ha fatto un controllo del manoscritto e insomma non è che ci fosse tanto da correggere, però qualche piccola decisione su come attualizzare la grafia delle parole, su come sciogliere certi dubbi, l'abbiamo dovuta affrontare e ne è venuto fuori un'edizione leggibile, un'edizione che però contiene anche tanti termini dialettali su cui lo stesso Pascale ha compilato una nota lessicale alla fine del libro, perché magari ci sono dei termini che non sono così evidenti e che però non abbiamo voluto tradurre, ma lasciare così. Ecco, l'idea di correlare questo libretto con delle fotografie del primo Novecento nasce proprio dall'idea di dare non la suggestione dell'antiquaria. Cioè, questo non è un libro di antiquaria, è un libro che ci rappresenta una realtà che è stata fra di noi fino a ieri. Qui è un 1908, ma potevano essere fotografie anche degli anni 50, perché ancora negli anni 50 esistevano personaggi come questi, fin quando è esistita la mezzadrina. E cioè questo mondo così difficile in cui Contadino è venuto con combattere da un certo punto di vista con i padroni delle loro terre, ma in cui si sono fatti anche le ossa, come qualcuno ha sempre notato, io sembra il metodo giusto. Le regioni italiane che hanno avuto storicamente la mezzadria sono quelle oggi più forti nel tessuto della piccola industria, cioè dove l'imprenditoria è più robusta, perché c'è un ceto contadino che ha saputo, che ha dovuto gestire la terra con una mentalità imprenditoriale, perché il potere mezzadrile è una piccola azienda. Vabbè, questi discorsi potrebbero continuare a lungo, ma dico solo due cose. Ho osservato che questo ruolo di mediazione culturale del fattore si legge anche questo testo con attenzioni al mondo contadino. Questa frase, che poi è anche il titolo del piccolo saggio che ha scritto Filippo Rivani sul ruolo del fattore e i suoi rapporti con i contadini, c'è un punto in cui il testo dice: con modestia il tutto insegnarli e dove mancano correggerli, che è una frase di tipo, diciamo, paternalista, no? Siate buoni con i contadini, abbiate pazienza con loro, correggetevi quando sbagliano, insegnatevi con modestia. E quindi, diciamo, questo rientra in un rapporto, ripeto, di tipo paternalistico, ma non è un rapporto ovvio. Perché?
con modestia il tutto insegnabile, è una frase da un certo punto di vista eversiva rispetto a una cultura che nel Settecento dominava nelle campagne italiane, che era quella di tenere i contadini ignoranti. Cioè, io ho presente alcuni testi agronomici proprio del Settecento dove si dice che i contadini bisogna tenerli nell'ignoranza perché sennò poi dopo non li tieni più sotto controllo. Ora, rispetto a questo tipo di cultura, il fatto di dire al fattore con modestia insegna di tutto ai contadini non è così ovvio. Indica un rapporto, non dico di collaborazione o di solidarietà, ma comunque di vicinanza con il mondo contadino che secondo me è opportuno e importante sottolineare. E finirei qui, però vorrei fare un'ultimissima osservazione sul fatto che, essendo questo un testo che ha come argomento il lavoro e essendo un testo che scandisce le operazioni agricole secondo un calendario mensile, inizia giustamente quando il calendario agricolo comincia, cioè nel mese di novembre. Nel mese di novembre cominciano le semine, cominciano magari per contadini nuovi se i vecchi sono stati cacciati dal potere. Sapete che a San Martino, fare San Martino a volte voleva dire lasciare il campo ad altri, no? Quindi novembre è tradizionalmente nel mondo del contadino il momento in cui cominciano i lavori agricoli, cominciano le semine e poi si va avanti fino all'anno successivo. E quindi è in novembre che inizia questo libro e noi siamo in ritardo di un giorno su questo. Abbiamo fatto di tutto per presentarlo nel mese di novembre, ma non ce l'abbiamo fatta. Cominciamo il primo di dicembre, però qui c'è scritto in fondo finito di stampare nel mese di novembre, e sono quelle cose, diciamo, che con un'immagine magica della vita funzionano e ti danno l'idea di queste opere, di queste giornate, di questo ciclo che continua. E il nostro Sergio ci ha lasciato, ma forse anche lui sta continuando a lavorare, a cercare libri nell'aldilà, nel fattore del paradiso, non so, dell'inferno, non devo dire dov'è, insomma, nel luogo dove c'è, ci sarà sicuramente qualche fattore che ha qua. Quindi il nostro mese che dedichiamo a Sergio, il mese di novembre, è per una rinascita. Giustamente dovrebbe essere lui a presentare questo libro. Io adesso chiamerei al tavolo per Luigi Cervellati e Massimo Giunti. Per Luigi Cervellati perché ci rappresenta una testimonianza forte di un primo momento della nascita di questo istituto e della collaborazione anche appunto di Sergio Venturi. E vorrei cogliere l'occasione per salutare anche altri presenti della prima ora come Franco Cazzola, che è arrivato fra i primi, e anche Augusto Barbera. Sono quei personaggi che dentro alla regione, tra ufficio programmazione e consiglio regionale, hanno impartito quella spinta che ha concesso la nascita di questo istituto. Lascerei la parola a te, Luigi. Dunque, io sono preso fuori informazioni, mi sono messo anche la giacca, chiedo scusa della mia presenza. Io vorrei ricordare che Sergio non era uno storico, però era un architetto che si è occupato alla pianificazione. Qui manca un altro vecchiaccio che è assente e che diciamo è stato molto più di me, io sono stato un supporto a lui nella formazione dell'Istituto dei Beni Culturali. E con Emiliani da un lato
soprattutto con la presenza di un amministratore, Guido Fanti, che ha voluto questo istituto assieme ad altri punti in cui lo slogan che si è coniato allora era catalogo per conoscere, conosco per programmare. La regione aveva un ruolo ed era quello della programmazione, nella traduzione della Costituzione e nel ruolo che la Costituzione aveva affidato alle regioni, che era un ruolo di programmazione e che poi è stato cambiato con il titolo quinto, che adesso verrà ricambiato nuovamente togliendo le autonomie, quindi togliendogli la possibilità della programmazione, che è uno degli aspetti fondamentali, e che assieme poi all'istituto nel suo formarsi, con Marina Foschi e Sergio Venturi, abbiamo individuato, e anche con la presenza di Andrea Emiliani, fortemente a metà degli anni 70, riuscimmo ad avviare una serie di ricerche, non solo con la presenza, diciamo, forte culturalmente di colui che è stato il maestro, Lucio Gambi, che ci ha dato, diciamo, il senso del lavoro, un altro storico indubbiamente di grande importanza. So benissimo che gli storici lo ritengono un geografo, altri lo ritengono uno storico della geografia. Lucio Gambi era al di sopra, diciamo, di queste cose, ma era anche uno storico dell'economia, era anche uno che entrava dentro alla conoscenza del territorio. E furono gli anni in cui con Sergio, Marina, Emiliani, io, Lucio Gambi e poi i successivi direttori, nei primi anni, la regione arrivò, ritengo, anche a formare il primo piano paesistico sulla base della legge Galasso 1985, la prima regione, una delle pochissime regioni che fece un piano paesistico. E da quel momento, che arrivò a sfociare in una pianificazione vera, questo piano si riuscì a fare grazie alle ricerche che vennero fatte, che erano state fatte in una decina d'anni, una serie veramente, oserei dire, straordinaria di ricerche, una catalogazione di cartografie, di letture del territorio e di predisposizione di un piano in cui riemergeva non solo la città storica, ma anche la campagna. Ma come la città storica non era vista come una specie di reliquia da conservare sotto una capsula di vetro, una campana di vetro, ma era un elemento vitale, un elemento identitario di una comunità. Allo stesso modo il paesaggio e la campagna diventavano una presenza indispensabile per riuscire a riprogrammare l'assetto del territorio dopo in anni in cui sia l'uno che l'altra erano stati scempiati dalla speculazione edilizia.
da una assenza di pianificazione, da un'assenza di programmazione, ma semplicemente sfruttati fino alla fine. Qui c'è una frase molto bella, e io leggerò con molto interesse questo libro, vedrò fra un momento. C'è una frase molto bella di Piero Bevilacqua, quando dice che i contadini si sono inurbati e si sono vendicati, abbandonando la campagna, si sono vendicati dalla fatica subita in decenni, in secoli, si sono vendicati seppellendo la campagna con una crosta di cemento. E infatti è l'inurbamento della campagna che porta alla espansione della città, non più città storica, non più città moderna, nemmeno città moderna, né storica né moderna, ma aggregato urbano, aggregato cementizio, una crosta cementizia dentro la campagna. E in quel primo piano, poi è stato ripreso, diciamo, recentemente, come due elementi rari, il piano della Puglia e il piano della Toscana, l'anno scorso, che ha suscitato opposizioni feroci, perché si è ripreso a ragionare della terra. Qui mi interessa molto, perché io credo che se vogliamo, oggi per esempio è estremamente significativo, non solo che l'istituto lo decliniamo tutti nel passato, perché probabilmente data l'età e l'arterio galopante, ma per me l'istituto non c'è più, c'è il simulacro dell'istituto dei beni culturali, non c'è più neppure una classe politica che sia interessata ad avere una conoscenza, perché non è interessata a programmare, però c'è ancora qualcuno che sta pensando come uscirne fuori e ritornare a occuparsi del territorio. Noi siamo diventati città metropolitana. Sfido chiunque a capire che cos'è la città metropolitana di Bologna. Non mi consola sapere che non lo sappiano nemmeno quelli di Firenze o quelli di Milano. Mi rattrista molto però che in questa città, in questo territorio che negli anni 70 ha cercato di governare il territorio secondo criteri non del passato di conservazione, ma secondo un criterio proprio di futuro che potesse nascere dalla conoscenza profonda di questo territorio, della sua storia, della sua identità, della sua fisionomia. E la città metropolitana, com'è possibile, ci si chiede, vivere in una città metropolitana senza sapere neppure che cosa sono dove arriva la città metropolitana? Si copre la provincia, ma allora un sindaco di Zola Predosa è governato, fa parte della città, i cittadini, gli abitanti di Zola Predosa sono governati al di sopra del loro sindaco, che hanno eretto, da un sindaco che è stato eletto a Bologna. Mi sembra una cosa ragionevole? A mio parere non è un segno profondo di democrazia, e quindi è anche un segno di mancanza di ignoranza. Lo leggo con interesse, non lo dico assolutamente come forma retorica,
quel che si dice tutte le volte, perché Sergio ha scritto, Sergio è un pianificatore, entra dentro nella conoscenza finalizzata alla pianificazione, nella conoscenza finalizzata alla conoscenza, quella conoscenza che è indispensabile per programmare e che indubbiamente io sto pensando come riuscire a far sì che la campagna che è stata abbandonata, a mio parere giustamente, perché anche nella mezzadria io, che pur piccolino, sono passati 90 anni ormai, ho capito che cos'era la mezzadria, era anche uno sfruttamento terribile in certi territori dell'Appennino, poveri, agri, nel senso di aridità, di frutte, di cose, era uno sfruttamento spaventoso, della fame, della miseria, del baratto ancora. Ebbene, oggi, come far sì che il territorio sia custodito, ritorni ad essere, perché il contadino abbia una funzione, non solo quello di lavorare e ingranare in termini aziendali, soprattutto nella pianura, ma aveva anche la funzione di salvaguardare, di controllare il territorio, non solo il sistema di irrigazione, non solo gli smottamenti, i frenamenti, eccetera, eccetera, ma di riuscire ad evitare quello che poi oggi succede continuamente e che è dovuto all'abbandono, perché le case coloniche e le ville, più le case coloniche che le ville, sono state prese d'assalto. Una parte del territorio agricolo è stato preso, è stato lottizzato e costruito anche inutilmente. E oggi c'è la necessità che la campagna ritorni ad essere un punto di lavoro, un punto di occupazione, un punto di occupazione non per sfruttare un ceto sociale basso, infimo, ma quello di utilizzare una forma fattorile, contadina, non so come chiamarla, quella che segue l'ex direttore dell'Istituto Agrario, della Facoltà di Agraria, il resto della Facoltà di Agraria di Bologna, ha trovato a dire che il contadino deve ritornare ad essere una persona colta, una persona che abbia conoscenze chimiche, cibernetiche di varia natura, proprio per ritornare ad avere anche uno stipendio che è molto inferiore, sarebbe, a quello che paghiamo e continueremo a pagare nei prossimi anni se piove 5 giorni di più, se c'è un'esondazione, se c'è qualcosa che salta fuori perché si è costruito in riva al mare. E secondo me sarebbe molto interessante, noi non abbiamo, la città metropolitana non confina con il mare, ma non è detto che quel metro che è calato dalla Riviera Romagnola, dando la colpa al fatto della depressione del suolo dovuto all'emungimento del gas metano, soprattutto nel Veneto, ma non solo nel Veneto, questa subsidenza chiamata, questo abbassamento, io credo che derivi anche dal peso delle tonnellate, migliaia e migliaia di tonnellate di cemento che hanno costruito sulla spiaggia. Questa è la mia impressione, che non sono un fisico né un geologo, ma credo che
ricordo più grosso, più forte, più struggente di Sergio è proprio nella sua passione, nella sua anche erudizione finalizzata a un governo del territorio. Ed è questa la sua grande modernità. Ed è interessantissimo che abbia letto e trascritto per noi, penso, molto, molto importante le istruzioni di un fattore, istruzioni per un fattore, quindi per qualcuno che oggi deve mediare fra un futuro e una cosa abbandonata, quei relitti che il professore ricordava prima e che per me non sono dei relitti, sono delle oasi che devono generare, riconquistare, cioè la campagna che deve riconquistare la città, se vuole la città essere veramente metropolitana. Chi è il piano preistorico dell'Emilia Romagna lo ha materialmente fatto, Piero Paralcoli e poi gli altri collaboratori. Vorrei ricordare anche Pietro Stefanoli, Paola, insomma tutti quanti cari amici. Credo anche che, spero che ci sia il tempo anche per alcuni interventi successivi, però intanto vorrei dare subito la parola, perché ha aspettato anche molto al nostro interlocutore. Buonasera, io ringrazio per l'invito che mi consente di essere qui in un contesto peraltro così autorevole, nel quale svolgere alcune considerazioni legate in parte anche a quello che è l'attuale impegno, diciamo, di carattere amministrativo. Sono sindaco in comune di questa città metropolitana, si chiama Vergata, e ho appunto, tra l'altro, una delega da parte del sindaco relativamente al Appennino e per lo sviluppo. Quindi tutto questo voglio dire sollecita anche a riprendere alcune questioni, ma vorrei innanzitutto sottolineare appunto alcuni elementi che ho cercato di anche, diciamo, esprimere attraverso anche alcuni amici. Innanzitutto per sottolineare il fatto che indubbiamente penso attraverso la pubblicazione di questo libro si dà un contributo importante, si aggiunge un tassello importante appunto alla conoscenza di un'epoca e di un mestiere che appunto oggi non esistono più, come è stato sottolineato e ricordato molto bene negli interventi anche che mi hanno preceduto. Un sistema che appunto fu costruito attraverso la fatica di un uomo nel corso di diversi secoli, che ha retto fino a non molto tempo fa, fino al momento nel quale diciamo, l'espansione della città e delle campagne, la meccanizzazione dell'agricoltura hanno cambiato profondamente questo sistema. Ed era un sistema che ovviamente aveva anche tra le sue caratteristiche quello di trasformare il territorio, di costruire il paesaggio in una maniera armonica, a differenza e al contrario di quella che è la visione che ci offre oggi su tanti aspetti, insomma, il paesaggio rurale, no? È stato sottolineato come l'eliminazione delle barriere che erano state costruite nel corso del tempo, piantate, di cavedagne, di schifo, che hanno
sterramento di queste presenze hanno semplificato e impoverito il paesaggio, paese, oltre che addurre anche diciamo, la biodiversità che caratterizzava Quindi io ho letto con molta attenzione una parte significativa anche del libro e ho tratto alcune considerazioni che vorrei proporre molto velocemente alla nostra attenzione intorno a tre argomenti. In primo luogo, io personalmente è stata una, quasi una scoperta, insomma, quella relativa all'interesse e alla professione di Sergio Nuovo, a differenza di altri che appunto hanno avuto l'opportunità anche di conoscerlo. Ovviamente credo che insomma, questi studi, così come dimostra questo libro, sono studi importanti, preziosi, che hanno aperto appunto importanti canali di ricerca, che sono stati come dire, espressi anche nell'attività di questo istituto dei beni culturali della regione, che sono ormai io, tra le tante iniziative che sono state portate avanti da Sergio Venturi, vorrei ricordare quelle ad esempio legate alle campagne di rilevamento sul patrimonio rurale dell'Appennino Bolognese. Si tratta di un lavoro che appunto a suo tempo la provincia di Bologna ha celebrato insieme all'Istituto dei Beni Culturali e all'Istituto Nazionale di Urbanistica nel 2008, con una serie anche di seminari, da due giorni di sopralluoghi, testimoniati anche da una pubblicazione, ritornando sulla penisola, sui luoghi dove si erano svolte appunto le campagne di rilevamento dei beni culturali che erano state promosse da Regia. Quindi questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto che credo sia molto interessante è appunto quello della figura del fattore, no? Che appunto rappresenta un fulcro fondamentale nel rapporto tra la proprietà e il lavoro di campo. L'espressione di questi rapporti anche di forza tra chi possedeva la terra e chi la terra la lavorava. Verso questo ruolo in qualche modo anche di mediazione se volete, ma che aveva appunto una funzione fondamentale. E proprio da questa funzione credo si possa dire nasceva anche il progetto di una campagna molto ordinata, costruita quasi fosse uno spazio urbano, no? Come i campi, le siepi, i fossi e le cavedane che in qualche modo create, se volete, in qualche misura in analogia, ai portici, alle strade, alle piazze dei percorsi urbani. E oltre a questa caratteristica appunto di una campagna ordinata, anche un'organizzazione sociale che era appunto funzionale a questo tipo di rapporto tra proprietà e lavoro che si realizzava attraverso diciamo, un lavoro capillare, che aveva necessità di essere un lavoro anche efficiente, rigoroso, no? Che quindi necessitava anche di una sorta di guida, di manuale, che in qualche modo credo si possa rintracciare appunto anche nel contenuto del libro. Viene presentato. Per ultimo vorrei concentrare diciamo così, alcune riflessioni sul tema delle implicazioni territoriali, insomma. Nel senso che il lavoro dei campi era un lavoro importante che era finalizzato certo alla produzione agricola, ma che allo stesso tempo costruiva anche un'organizzazione di spazio
e anche al tempo stesso un paesaggio, e regolava anche il funzionamento di questo territorio, in modo particolare a partire anche dal funzionamento idrogeologico. E non c'è dubbio che credo che da questo punto di vista noi possiamo dire, diceva bene, credo, Giampiero Pippini, si realizzava in quel sistema un equilibrio forse migliore tra agricoltura e ambiente. Poi naturalmente, diciamo, questa realtà è stata una realtà che è stata molto cambiata, perché si è reso artificiale il sistema di flusso delle acque, si è intervenuti pesantemente con la meccanizzazione delle lavorazioni agricole, quindi da questo punto di vista, insomma, la situazione si è profondamente modificata e per tanti aspetti peggiorata sia dal punto di vista estetico e, se volete, anche dal punto di vista funzionale. E credo che in questo senso sia importante anche sottolineare come ci troviamo di fronte anche ad un momento di passaggio per quello che riguarda anche gli strumenti di carattere urbanistico che avremo a disposizione, e molto probabilmente avremo la possibilità di verificare appunto nel prossimo periodo se ad esempio l'obiettivo di contrasto al consumo del suolo, il deterioramento appunto del consumo del suolo agricolo, riuscirà in qualche modo a invertire però queste tendenze che si sono realizzate nel corso degli ultimi decenni. Io vorrei ricordare molto brevemente il fatto che negli anni passati la provincia ha dedicato impegno e lavoro intorno a questi temi attraverso alcuni progetti, penso al progetto Pegaso, penso al progetto Parco Città e Campagna, che hanno riguardato aree importanti del nostro territorio rurale, che credo abbiano rappresentato poi un elemento anche significativo nella costruzione della pianificazione. È stata ricordata qui la presenza dell'architetto Cavallo, credo che per molti aspetti anche quei lavori, quelle ricerche siano stati uno strumento fondamentale anche per la elaborazione, la definizione anche del piano territoriale di coordinamento del coordinamento provinciale. Ora, io penso che naturalmente oggi la situazione è una situazione nella quale tutti noi guardiamo con grande interesse ad un cambiamento anche delle forme dell'attività agricola, in modo particolare ad una sua evoluzione che tende ad essere una evoluzione contrassegnata dalla multifunzionalità. E da questo punto di vista credo che occorra appunto investire in questa direzione. Noi penso abbiamo bisogno di costruire circuiti virtuosi nel rapporto tra agricoltura, ambiente, turismo, e credo che insomma dovremmo dedicare da questo punto di vista una particolare attenzione appunto al territorio rurale. Siamo impegnati nella costruzione, diciamo, di un'offerta turistica che tiene insieme la realtà del capoluogo, della città, di Bologna, città d'arte, insieme a un territorio appunto più vasto, il territorio dell'Appennino, da un lato, ricco anche questo di eccellenze, di prodotti tipici, ma queste eccellenze, questi prodotti, queste presenze, eccellenze di carattere culturale e storico sono presenti anche in larga misura in una parte della nostra città metropolitana che riguarda appunto ad esempio tutta la pianura bolognese. Credo che da questo punto di vista
ci venga una sollecitazione, insomma, anche dalla riflessione rispetto a ai contenuti di questo libro. Appunto nello stimolare, diciamo, l'iniziativa degli amministratori, ma anche degli operatori economici, appunto, a impegnarsi in questa direzione. Grazie. Chiedo se qualcuno vuole intervenire, non c'è molto tempo, però penso che sono nati spunti di discussione molto interessanti. Forse va fatto anche un appello, perché il libro è in vendita qui fuori, può essere acquistato. Quali sono le condizioni? Forse qualcuno lo sa meglio di me. È in vendita, comunque, potete tutti informare. Chi vuole intervenire? È Valco. Ha parlato sempre di te, quando mi chiedo, perché. No, ho capito. Di sì. No, una battuta magari. Facciamola però con goderezza, perché Sergio era goderezza, sì. Ragazzi, qua mi vedete per da bere qualcosa. Una battuta veloce. Dai. Ma perché mi avete provocato? Le faceva con me. No, facciamo anche quelle, e sappiamo.
intensa, legata al divertimento vero, che era quello di scoprire le ragioni per cui certe cose nascevano sul territorio, che è proprio lo spirito che mi pare esca dal libro. Niente, avevo soltanto questa cosa da dirvi perché mi avete provocato. Spero in una nascita di una nuova stagione di cui non vedo ancora le, ma è inevitabile che sia, è triste dover pensare che quello che non siamo riusciti a fare noi in termini di regolazione ci abbia pensato la crisi economica. Questo è molto triste, perché in realtà ciò che ha fermato la barbarie nei paesaggi è stato ultimamente il fatto che l'edilizia ha avuto il suo problema. C'è ancora un po' di tempo per cercare di ricostruire una politica. Le premesse che escono dalla regione non sono quelle che ci danno grande speranza, però la strada è inevitabilmente questa. Ho piacere di avervi visto. Un altro po' di questi incontri e ricostruiamo un futuro. A parte gli scherzi, dunque, Paolo Segni, chiedo che venga a tavola. Guardiamo il futuro con un po' di ottimismo, nel senso che il mio compito, io mi chiamo Paolo Segni, Guidotti Magnani, e sono presidente di questa associazione neonata, Associazione Ville Storiche Bolognesi, nata per spinta e interesse e opera dell'amministrazione comunale di Vittola, che, come è stato ricordato prima, ha istituito un centro studi sulle ville, tuttora inattivo, e a un certo punto veramente ci si è detti che per divulgare la conoscenza delle ville con un'intenzione di tipo culturale bisognava affiancare al centro studi un'associazione. È nata questa associazione con il suo statuto in completa autonomia, di cui io dirò pochissime cose, però ve le voglio dire. Non è un'associazione di proprietari di ville, è bene chiarirlo, perché la Associazione di Mole Storiche Italiane, per esempio, è un'associazione di proprietari di ville che ha uno scopo preciso. C'è a Bologna l'Associazione dei Castelli, che è abbastanza simile alla nostra, nel senso che non è un'associazione di proprietari, è un'associazione di persone che amano un determinato manufatto, un determinato sistema, che in questo caso è la Villa Storica Bolognese. Noi poi siamo contenti che nell'associazione ci siano le proprietà di ville, perché sono una dote che ha l'associazione nella possibilità di aprire queste ville e di visitarle, di farle visitare. E diciamo che in estrema brevità, procedendo per parole chiave, le nostre parole sono cultura, abismo, storia, antropologia, paesaggio, enogastronomia, scuola. Grosso modo, queste sono le parole attorno alle quali noi vogliamo crescere. E come ho detto un po' prima, abbiamo due gambe. Una gamba è il comitato, è il centro studi delle ville, che ci assiste, che partecipa alle nostre riunioni, il professor Ceccarelli, il professor Alessandro Mattucci, il dottor Daniele Pascale, che hanno iniziato una scheggiatura sistematica, dimenticavo il professor Carboni, promotore dell'associazione, Gabriele Mignani, qui presente, eccetera, il comitato scientifico, ovviamente ringrazio moltissimo l'Istituto dei Beni Culturali, l'Associazione Terra e la possibilità che ci ha dato di presentarci al pubblico.
dicevo, il Comitato Centro Studi ci affianca nelle scelte culturali, negli indirizzi. Oggi celebriamo, se possiamo dire, una prima collaborazione fra il Centro Studi, l'Associazione Zero, gli Studi Culturali, il ricordo di Sergio Venturi, con il quale ho collaborato anch'io in passato, quando insegnavo alla scuola media di Viola, e portavamo i ragazzi, gli allievi, a conoscere il territorio. E quindi dicevo le due gambe, il Centro Studi e l'Associazione. Associazione che ha un consiglio direttivo di cui fanno parte proprietari di ville che hanno un richiamo verso l'apertura delle ville, verso la conoscenza, quindi una cultura di condivisione del bene, e questo, però nelle doti che abbiamo devo dire che non abbiamo strumenti, e noi adesso economici faremo anche degli incontri ad alto luogo in cui cercheremo di presentarci dei progetti che stiamo preparando, di tour, di mini tour, grandi tour, per far conoscere la zona. Ora noi partiamo dalla zona di Vola Bredosa e dei nostri territori più vicini, ma abbiamo l'intenzione di andare più lontano. Queste erano le cose che volevo dire. Due cose una nostra futura attività in programma è la mostra del disegno di Ignazio Dalmati, che è un frate domenicano che nel 1578 ha studiato le ville bolognesi e ha lasciato dei disegni, e la cosa è già stata un po' studiata, il professor Ceccarelli la sta riprendendo e organizzeremo una mostra. La cosa che volevo dire è che cos'è che unisce i proprietari di ville o i semplici cittadini in questa associazione? È l'amore e credere nella villa storica bolognese. Perché esistono le ville medice, esistono le ville venete, esistono i castelli trecentini, esiste anche la villa storica bolognese. Poco nota nella sua intrinseca essenza che nella quale noi crediamo, e non sono un esperto e dico solo alcune piccolissime cose. La villa storica, la villa bolognese, e qui professor Carboni mi corregga se mi sbaglio, è importante per essere un sistema economico autosufficiente. L'abbiamo visto nello studio su Villa Magnani, nel senso che c'era la terra, c'era la villa, c'era il mulino, c'era la bottega sulla Via Emilia, c'era la chiesa, quindi un sistema economico autosufficiente. Per esempio, se non mi sbaglio, nella villa bolognese non c'è il parco, all'inglese non c'è il giardino, all'italiana il grano arriva più sotto le finestre, se non mi sbaglio, e c'è, nasce il giardino campagna. Quindi noi crediamo nella villa storica bolognese come un ideal tipo su cui sia possibile lavorare. Concludo dicendo che ho trovato un legame fra questo palazzo e Bredosa, e leggendo stamattina le notizie sul Palazzo Leoni ho letto che nella metà del Settecento era occupato dal teatro dell'Accademia dei Ravvisati, accademia fondata da Francesco Albergati Capacelli, nostro cittadino bolognese molto importante, e quindi ho trovato questo piccolo legame con Bredosa. Bellissima questa notizia. Quindi siamo rientrati alla base per continuare con i punti. Qualcun altro vuole intervenire? Anna Maria Matteucci non vuole intervenire. Un saluto. Perché ha ispirato il Centro Studi delle Ville del Bolognese. Sono molto lieta di vedere che sono diverse persone che partecipano. Quanto a me, io posso dire che in questo momento un po' non sono nell'ambito delle ville bolognesi, sì, sono bolognesi, ma sono le ville di Bentivoglio, che ce n'è una anche a
casini di città, di Montevideo, assieme a Pirazzini e altri. E per il resto mi rallegro per l'iniziativa di esporre i disegni, di esporre il libro o i disegni, di separare delle gigantografie, immagino, perché sono di un grandissimo interesse e di grandissimo interesse la figura di Ignazio Danti, che non ha fatto solo questo, ma ha fatto tante cose molto importanti. Mi piacerebbe che si prendessero contatti con gli altri centri delle ville, anche se noi abbiamo un aspetto nostro specifico che va salvaguardato. Si era tentato in passato di prendere con quelli di Napoli, con quelli della Sicilia, ma poi ci siamo fermati. Ma credo che sia importante riuscire ad agganciare dei rapporti con tutti i centri che a volte sono stati trattati malissimo dalla nostra amministrazione centrale, dal Ministero del Governo centrale. Per esempio, volevano annullare l'esistenza del centro delle Mille Verde, che era assolutamente una pazzia. Non so che punto si sia in questo, tu lo saprai più di me, no, perché veramente ci fu una ribellione a questa decisione. Spero che questa decisione non sia andata avanti. E bisogna quindi farsi valere anche col governo, con i vari assessori e con i vari ministri, perché abbiano rispetto per queste cose. Quindi bisogna fare una pubblicità al di fuori di Bologna. Bisogna che assolutamente noi riusciamo a trovare dei canali per imporci in tutta Italia, se non all'estero, in fondo. L'estero sarebbe molto. Vengono numerosi stranieri a visitare, per esempio, ville bolognesi, qualora abbiamo amici che gentilmente accompagnano questi che sono del famoso gruppo, non ricordo più il nome, ma molto famoso inglese, ma anche i francesi meno. Ma adesso che abbiamo questa ondata di presenze straniere, secondo me potremmo anche fare, e naturalmente, come ci è stato fatto a Piacenza, un sistema di ville, perché venire per una villa solo è un po' poco. Poi vi voglio rallegrare con Zorra, perché è un esempio straordinario, nel senso che è difficile trovare un posto in cui ci sia una sensibilità così profonda per la villa e per il paesaggio come Zorra. Ecco, allora ci sono state delle persone che hanno lavorato molto in passato e che purtroppo non sono più con noi, penso per esempio a Rino Filippini, che si era impegnato con il sovrintendente per bloccare la speculazione nel parco della villa, e quindi è stato preservato. Ma è più recente la realizzazione del, non so come lo chiamate, giardino di città, perché è dal centro, come è una cosa straordinaria, nessuno lo sa, bisogna dirlo di più. Mi rallegro, siete stati molto bravi, proprio è una cosa che dà soddisfazione. Sono d'accordo con il dottore che ha parlato prima e che adesso è andato via, per il fatto che è un fenomeno carsico la cultura. Stiamo vivendo un bruttissimo momento, siamo proprio, questo invece è un esempio, questo di Zola è un esempio che posso. Grazie. Me ne rendesse Antonio Nicoli, che non è potuto intervenire all'inizio come avremmo voluto, e ha qualcosa da dire. Insomma, sono anch'io oggetto di recupero. Cerco di essere veloce. La prima cosa che voglio ricordare qua insieme con gli amici, nella memoria di Sergio, ovviamente, è che tornando dall'Australia dopo aver fatto il college in quel continente, Sergio si fermò in Ape con la famiglia, ovviamente si fermò in India, e là acquistò, a differenza forse di tanti viaggiatori che erano con lui in questa nave, questo transatlantico, acquistò delle sculture saponari, pietra saponaria di tema appunto indiano. Credo che in questo spunto, che con lui non ho mai poi discusso fino in fondo, purtroppo tanti rimpianti verso Sergio, anche questo,
In quello